Affezionate amiche e amici dell'oroscopo, ci siamo. Prima l'almanacco, ciao da Mauro, 10 giugno, Beata Diana degli Andalò di Bologna. Compleanni, è uno degli allenatori più famosi del momento, Carlo Ancelotti, nato il 10 giugno del 1959. E poi abbiamo Rosio Muñoz Morale, l'attrice, la conduttrice televisiva, moglie di Raul Bova, nata il 10 giugno del 1988. Frase di oggi che ricorda: il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti. Bene, il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. I 12 segni, l'oroscopo per questo 10 giugno. Ariete, quel pizzico di insoddisfazione che non vi manca mai, neppure quando le cose vanno a gonfie vele, oggi si rivelerà un prezioso stimolo in più per concretizzare i vostri progetti. In famiglia potrebbero serpenteggiare malumori, siate più presenti e più attenti alle esigenze altrui. Toro, umore e condizione fisica oggi saranno ad alto livello. Dipenderà esclusivamente da voi movimentare la giornata o lasciarla invece scorrere pigramente. Nella vita di coppia il dialogo è essenziale, ma deve essere seguito dai fatti, mentre voi siete un po' troppo chiacchieroni. Gemelli, gli astri in questo momento vi sono favorevoli con un occhio di riguardo per la vita affettiva. La fantasia e l'imprevedibilità per reinventare l'amore non vi mancano di certo. Non date spazio a chi ha l'hobby di spettegolare, potreste poi essere coinvolti. Cancro, l'estrema prevedibilità della giornata non potrà che favorire ogni vostra iniziativa. Non abbiate paura di esporvi, di fare o dire qualcosa di sbagliato. Al momento non siete al centro dell'attenzione generale e questo vi permette di agire con libertà e tranquillità. Leone, a venirvi meno nel corso della giornata sarà quella vitalità fisica su cui generalmente fate fin troppo affidamento e questo potrà rendere traballante il vostro umore. Rimandate nei limiti del possibile ogni decisione di un certo peso. Non cedete passivamente all'inappetenza. Vergine, è di scena anche oggi l'amore, ma un eccesso di fiducia nel vostro fascino potrebbe anche farvi imboccare sentieri insidiosi. Cedere a qualche ghiotta tentazione, convinti di poterla fare franca, sarebbe a vostro rischio. C'è chi vi tiene d'occhio, costantemente, quindi riflettete prima di agire. Bilancia, c'è quasi da augurarsi che oggi qualcuno tenti di mettervi i bastoni tra le ruote, perché solo così potrete sentirvi stimolati e saprete reagire ad una pericolosa apatia. La salute non sarà certo al meglio, ma potrebbe bastare un incremento dell'attività fisica per riassestarla. Scorpione, amore alla grande per voi, sia oggi che nei giorni a venire. Se il partner fatica un po' a tenere il ritmo, non fategliene una colpa e cercate semmai di adeguarvi alle sue esigenze. Tenete a freno la vostra possessività e non fate strappi alla regola a tavola. Sagittario, nel lavoro e in qualsiasi altra attività pratica, oggi le cose andranno un po' troppo a rilento per i vostri gusti, ma le vostre eventuali iniziative per cercare di invertire questa tendenza daranno scarsi risultati. Non prendete alla leggera qualche piccolo acciacco. Capricorno, una forma fisica alquanto incerta potrà condizionarvi negativamente per buona parte della giornata. Qualche contrasto in famiglia vi vedrà nel ruolo del mediatore e non potrete fare a meno di scontentare qualcuno. Dovete regolare più attentamente la vostra alimentazione. Acquario, qualche concreto problema di salute o comunque un generale senso di spossatezza caratterizzeranno in senso negativo la vostra giornata. Impuntarsi, cercare di essere comunque attivi e grintosi non servirà a nulla e in alcuni casi potrà anche peggiorare ulteriormente la situazione. Pesci, non sarete nella vostra forma ottimale e il vostro carattere di conseguenza sarà più spigoloso del consueto. Non perdete tempo ed energie in inutili questioni di principio. Una vostra maggiore elasticità vi consentirà di fronteggiare ogni situazione. Cercate di rispettare la dieta.